Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You. Oggi vado a recensire insieme a voi un cavetto di ricarica Lightning per iPhone, iPad e iPod. Come vedete arriva all'interno di questa scatolina di cartone. Non è la prima recensione che faccio di un cavetto di ricarica marcato Amazon Basic. Ero già andato a recensire, se guardate anche gli altri video sul mio canale, c'è appunto un video dove ero andato a recensire lo stesso cavetto, però nella versione più piccola di 10 cm. Eccolo qua. Questo è il cavetto che avevo recensito precedentemente. A distanza ormai di qualche mese posso dirvi che vabbè, la scritta Amazon Basic è andata via, però in termini di funzionalità il cavetto funziona bene, non presenta problemi e lo uso per caricare il telefono quando ad esempio sono in macchina o sto usando il power bank, quindi 10 cm lunghezza è quello che serve, diciamo. Invece sono andato a prendere questo qua che risulta essere più lungo, 0,9 metri come indicato, quando ad esempio devo inserirlo all'interno di un alimentatore con entrata USB che appunto mi permette a questo riguardo di poter caricare il telefono quando ad esempio mi trovo sul letto o sul divano, quindi non sono costretto a lasciare il telefono vicino all'alimentatore in carica e sono in qualche modo più agevolato. Ma andiamo ad aprire insieme la confezione. All'interno, come vedete, c'è il cavetto e non è presente, vado a spaccare un po' la confezione, non è presente comunque nessun foglietto di istruzioni, che alla fine non è neanche necessario per un cavetto. Come vedete la differenza è già nella robustezza, perché qua risulta essere più robusto mentre qua è più fine, ed è intrecciato, come viene scritto, un nylon intrecciato color grigio scuro, ma che presenta anche diversi colori. Guardate che bello, c'è anche questa piccola fascetta che permette di tenere insieme il cavetto una volta che andate in viaggio, che comunque volete in qualche modo accorciarlo. Vi faccio vedere la prova del 9, ovvero come va a inserirsi all'interno del mio iPhone 6. Come vedete funziona benissimo, anche se c'è la presenza di una cover. È molto robusto in questa parte e in generale, quindi mi sembra essere un prodotto più che valido. Vi lascio il link in descrizione qui sotto, scusate se sono un po' raffreddato, se avete domande non esitate a contattarmi.